nuova settimana con uomini e donne. Maria De Filippi tornerà in onda a partire dalle 14:45 fino alle 16:10, mostrando i percorsi sentimentali dei quattro nuovi tronisti e del protagonisti del segmento senior della trasmissione. Dopo la sfilata del parterre femminile, sul tema «Brivido caldo in una notte di luna piena», vinta da Alessia, e l'esterna fatta da Francesca Sorrentino con quattro dei suoi corteggiatori, oggi l'attenzione sarà tutta su Martina De Ioannon. Non mancheranno poi le peripezie sentimentali di Mario Cusitore e Gemma Galgani nel versante del trono over. Di seguito nel dettaglio tutte le anticipazioni sulla puntata del 7 ottobre 2024. Martina De Ioannon esce ancora con Ciro. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che la settimana potrebbe aprirsi proprio con il trono classico e le esterne di Martina De Ioannon. L'ex protagonista di Temptation Island starebbe approfondendo la conoscenza con Ciro Solimeno, che avrebbe deciso di portare ancora in esterna. Il suo trono inizierà ad entrare nel vivo e, a quanto pare, si creerà un legame più stretto con il corteggiatore di Salerno. Il ragazzo starebbe riuscendo gradualmente a entrare nel cuore della 26enne e al momento sembrerebbe essere il suo preferito, tanto da essere conformato di puntata in puntata. L'appuntamento di oggi di Uomini e Donne vedrà a centro studio anche Mario Cusitore e Maura Vitali. La coppia sarebbe uscita a cena, ma le cose non sarebbero andate come sperato. Lei infatti avrebbe lamentato un forte mal di testa e avrebbe chiuso la serata repentinamente. Un malore a cui Mario non crederà tanto da meditare di chiudere con lei. Saranno gli opinionisti e Maria De Filippi, che ha ripreso Tina Cipollari nel corso dell'ultima puntata del programma, a farlo ragionare e a convincerlo a credere alla dama e a darle un'altra possibilità. Gemma Galgani bacia Valerio, Sabrina passa la notte con Gabriele. Intanto a Uomini e Donne proseguirà la conoscenza tra Gemma Galgani e Valerio, tra i due scatteranno dei baci passionali ma non mancheranno le polemiche. In molti infatti non crederanno della sincerità del cavaliere. Per quanto riguarda Sabrina invece sarà pronta a dare l'esclusiva a Gabriele dopo aver trascorso la notte con lui. Bisognerà capire però se anche il cavaliere sarà dello stesso avviso oppure continuerà a uscire anche con altre signore del parterre. L'appuntamento perciò con i colpi di scena di Uomini e Donne è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14:45, su Canale 5.